Tre giorni di feste di riflessione nella parrocchia di Maria Ausiliatrice al Canaletto. Sono i giovani a organizzare questo momento così significativo. Che cosa succede? Ci saranno 3 giorni ricchi di iniziative, l'1, il 2 e il 3 novembre, con un sacco di attività per bambini e ragazzi. L'1 novembre ci sarà alle 10:30 la grande messa iniziale, poi a seguire giochi per bambini, pranzo condiviso con tutti i parrocchiani, di nuovo attività, castagnata e poi in serata un film per tutti. Invece il 2 novembre, sempre per i ragazzi di terza, quarta e quinta elementare, ci saranno delle attività al Museo Diocesano di Spezia e a seguire di nuovo ci sarà una cena in oratorio tutti insieme alle 19:30 e poi il grande incontro con l'autrice Deborah Vezzani nel teatro dell'oratorio. E infine il 3 novembre, grande gita finale a San Galgano in provincia di Siena, dove porteremo i bambini a visitare questo posto incredibile dove c'è la vera spada nella roccia. Giovani e famiglie ovviamente coinvolte sotto l'attenta guida di Don Luigi Vigini, ma chi è questa cantautrice che voi avete invitato, Deborah Vezzani? Deborah Vezzani è una cantautrice, musicista e insegnante di educazione musicale. Tra le sue canzoni più famose c'è appunto la canzone Come un prodigio, tratta dal Salmo 139, ed è stata la canzone che ha ispirato appunto la nostra attività, perché durante il campus estivo all'Opera ci sono state delle giornate di approfondimento durante le quali abbiamo approfondito il Salmo 139, e da lì è nato tutto, perché abbiamo comunque cercato, ci siamo documentati e abbiamo trovato la canzone Come un prodigio appunto di Deborah Vezzani, scoprendo così una cantautrice e una persona fantastica. Con il suo Come un prodigio tour, Deborah Vezzani insieme al marito Yuri Castellana è in tutta Italia e anche all'estero, portando la storia della sua straordinaria conversione, un percorso di fede e di vita veramente da ascoltare. Ed è un dono grandissimo averla ed essere riusciti a contattarla e averla al nostro teatro proprio venerdì 2 novembre. Ovviamente lo spettacolo è aperto a tutti, Teatro Palmaria, ci sono ancora ovviamente posti liberi, solo chi desidera partecipare, in particolare alla gita, è bene che contatti la parrocchia. Tu mi circondi, poni su me.